Jessica! È ancora la Tessix al Bialetti! Non è possibile, Giada! Dai, aiutami! Mamma, che c'è? Ancora quella musica? Sì, Giada, buttiamo su tutto! Dai, Giada, corri, corri! La musica è sempre più forte, via, via, via! Invece vado a bere. Sto morendo di sete. Ok. Mamma! Arrivo! Finalmente ora, amicetti, allestiremo tutta la casa di Halloween, perché ovviamente è ottobre, è anche un po' tardi in effetti. È già metà ottobre. Dobbiamo anche sbrigarci ad allestire. Avete solo 3 minuti per ritrovare gli addobbi, altrimenti dovrete rinunciare ad Halloween! Sbrighiamoci! Oh no, ma il nostro Halloween! Ma perché? Ok, Giada, cosa possiamo fare? Ci dividiamo? Sì, io vado di sopra e tu stai qua? No, io vado a vedere in giardino, ok? Ok. Dai, dividiamoci, vai! Giada, abbiamo solo 3 minuti! Ok, sì. Dobbiamo dividerci per forza, quindi hai paura? Un po'. Tesoro, vedrai che non succederà niente. Io vado in giardino e tu di sopra. Velocissime, mi raccomando. Dai, io corro fuori. Sì, corri di sopra. Io vado. Mi devo muovere. Il tempo sta scorrendo velocissimo. Non ci voleva proprio questa pioggia. Da che parte inizio? Da di là. Ok, allora, qua non mi sembra di vedere niente, però provo a controllare. Qui non c'è nulla, amicetti. Aiutatemi. Da che parte vado ora? Beh, in piscina non ci possono essere gli addobbi, almeno spero. Vado di là. Io ho molta paura. Però dobbiamo ritrovare le cose di Halloween. Perché non possiamo rinunciare alla festa? Ora inizio da camera mia, che è quella che mi fa meno paura. Amicetti, sostenetemi, perché io ho molta paura. E mettete un like. Sto per entrare. 3, 2, 1. La Sebbia Lady non c'è. Però neanche io, Dobby. Forse guardo dietro al letto. Ok, ragazzi, io ho davvero paura. Ok, qua non c'è nulla. Qui è vuoto, quindi per forza di qua. Ok. Amicetti, è più difficile di quello che sembra. Allora, vediamo di qua. In casetta non c'è nulla. Ma non c'è nulla. Qui sotto? No, non c'è niente neanche qui. Oh no, qui non c'è nulla. La stanza è vuota. Ok, ora quale stanza guardo? Il bagno? Andiamo lì. Amicetti, mancano solo 2 minuti e se non trovo gli addobbi non festeggeremo Halloween!
visto qualcosa? Hai visto qualcuno? Hai per caso visto qualcuno, amore? Sì o no? Ok, non mi risponde. Qui non c'è nulla. Non li avrà mica messi nei sacchi dell'immondizia, vediamo. No? Manca pochissimo tempo. Speriamo che Giada sia più fortunata. Ok, vado dentro. Non c'è nulla. Vado a cercare in camera di mamma e papà. Vediamo lì dietro. Non c'è niente neanche qua. Secondo me sono proprio qui. Non ci sono neanche qui. Adesso dove posso cercare? No, mancano 30 secondi. Mi devo muovere. Ok. Giada, io non ho trovato niente. Mancano 20 secondi. Qui non c'era niente. Mamma, mamma. Giada, dove sei? Abbiamo trovato gli addobbi. Ora non ci può più fare nulla. Andiamo ad addobbare la casa. Ora possiamo iniziare. Ok, Giada, dobbiamo svuotare tutti questi sacchetti e decidere dove mettere tutti i nostri addobbi. Questo è lo specchio magico con un mostro che appare. Ok, dai, appoggiamo tutto qui e poi decidiamo come allestire. Ragazzi, guardate quante cose! Giada, per favore, qui o più su? Così, così, così. Più così. Su, quindi qua? Qua, qua, così. Ok, allora lo attacco, eh? Sì. Guarda che è definitivo! Sì. Amicetti, voi che ne pensate? Vi piace come lo stiamo mettendo? Qua in alto? Sì. Sì, mettete un like se piace anche a voi e se adorate Halloween! Sì! Ah, e iscrivetevi anche al canale. Eppure ci sono anche altre cose nei sacchetti. Queste sono le ragnatele. E il pentolone della strega con altre ragnatele. Ragazzi, forse abbiamo un po' esagerato. Oltretutto, guardate qui. È anche pieno di mostri e di spiritelli. Ci credo che la Serbian Lady è così contenta di essere qui a casa nostra. E comunque sarà almeno un paio d'ore che non ci tormenta. Meno male. Sì. Mamma, la luce scherza! Che bello! Sì, ragazzi, guardate, stiamo preparando tutto quanto per Halloween e... Giada! Giada, Giada! Secondo te è ancora lei? Ma senti la musica? Sì, la sento! Quella casa di Halloween mi fa ancora più paura. Sì, anche me. Si è fermata, sì. Ok, la musichetta si è fermata. Che spavento. Ok, continuiamo ad allestire la nostra casa di Halloween. Mi raccomando, continuate a seguirci fino alla fine per vedere se la Serbian Lady ci lascia in pace e soprattutto se riusciremo in santa pace a finire questo allestimento di Halloween. Sì. Ok, ora ci mettiamo... Oddio, sento ancora la musica! Già c'è la Serbian Lady, poi ci mancano i ragni finti. Dai, Giada. Ok, dobbiamo fare tutto quel lato. Una parte di cucina, guardate che casino che c'è. Oh. E lui chi è? È peggio della Serbian Lady. Comunque ci manca tutto questo lato. Quindi ora ci mettiamo e lavoriamo anche di qua, ok? Sì. Tu che ne pensi? Ok, sono d'accordo. Tu sei d'accordo? Sì. Questo passa al microfono. Ti sono
cantante, è un mostro cantante. Giada, ti sembra dritto? È tutto a posto? Abbiamo quasi finito! Vieni via. 3. Dai, vieni via.
da questo posto! Hai già provato a chiamare aiuto? Sì! Sono intrappolate! Aiuto! 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 Ci sentite? Aiuto! Qualcuno ci sente? Aiuto! Vedrai, qualcuno ci verrà a salvare. Papà tornerà a casa e si accorgerà che noi non ci siamo. Sì. Ciao ragazze! Oh, che bello! Tutta l'estate di Halloween! Ma cos'è questo buio? Ma tu chi sei? Dove sono le ragazze? Che ne hai fatto? Pochissimo. Se avete visto l'ultimo nostro fantastico video dove avevamo dimenticato Emma e Giada al supermercato, vi ricorderete che video gireremo oggi. Perché infatti oggi gireremo il video del... 24 super party alle 3 di notte. No, in realtà non saranno le 3 di notte, sarà serale. E okay, quindi dovremo allestire tutto quanto per il nostro mega party. Ragazzi, siete contenti? Sì. Ok, faremo una cenetta, faremo un sacco di cose. Oltretutto, ovviamente ci sono i nonni, c'è il papà. Intanto prepariamo tutto, ragazzi. Forza, dai, diamoci, attiviamoci. Sono stanchissimo. Ma quale stanchissimo? Ma... Cioè, allora, qui non stanno facendo niente, già sono in costume da bagno. Guardate la signorina qui. Vado a tuffarsi. Lo sapevo che va a tuffarsi. Quindi mi tocca allestire tutto da sola. Ecco, anche l'altra è scappata. Già sono andata a fare la spesa e mi hanno anche abbandonato lì. E mica io aiuto la mamma, già mi hanno abbandonato lì, quindi ciao! Ehi, dove vai tu? In piscina! In piscina? Aspettami! Che bella, Vicetti! Hanno riempito la piscina forse! Ehi, vabbè, dai! Anzi, c'è la calda! Però adesso è un po' più fresca, perché di solito è sempre calda! Guardate la mia verticale! Allora, qua c'è un sacco di gente! E chissà dove sono Riccardo e Emma. Dopo vi facciamo vedere che cosa mangiamo. Voi che cosa mangiate stasera? Scrivetecelo giù nei commenti. A dopo. Allora ragazzi, forse finalmente Emma mi potrà aiutare a fare qualcosa. Emma, ah, sei qua. Emma, allora dai, là ci sono le patatine, le ciotoline, tutte le cose da fare. E ti... giusto? Io mi butto in piscina. Ma come in piscina? No, ma in che senso? Cioè, non mi aiuti neanche tu! Emma! Sì! E tu da sola a fare tutto, noi ci divertiamo! Vabbè dai, è un party, i ragazzi si divertono, cosa dobbiamo fare? Intanto qua ho preparato tutte le cose sul tavolo e dopo le apriremo. Abbiamo le patatine, popcorn, questi qua che sono una cosa fenomenale. Ok, comunque qua stiamo allestendo tutto per il nostro mega party. Guardate, c'è anche lo scivolo d'acqua. Esatto. Allora qui ragazzi, come va? Bene! Benissimo! Benissimo. Non bagniamo, litigare, Non bagniamo per la fotocamera, stiamo attenti. No, dai! ragazzi, qua non avete ancora fatto niente, avete stato un dito. No, noi abbiamo preparato anche le luci. Dada. Stasera così possiamo anche ballare. Sì! Vabbè, dopo. Allora, è quasi ora di cena. Andiamo a vedere che cosa ci sta cucinando il nonno Pasqualino. Perché ovviamente papà non fa un tubo come al solito. Lui è qua, guarda. Che caldo, ragazzi! Non avete idea! Che bontà, però! Pollo e patate. Dici una cosa, sei fidanzata? No. No comment? No, questo no. Aspetta, che mi è un attimo destabilizzato. Ok, Emma non è fidanzata, quindi è ragazzi, alla fine seguiteci fino alla fine di questo video perché vi diamo il numero di telefono di Emma. No. Sì, così potrete scriverle, certo, sì, ok, seguiteci fino alla fine, perché alla fine vi daremo il numero di telefono di Emma. Se ti gioca a freccette? Sì. Allora, cosa si vince se si fa 100? Se il nonno perde deve fare il bagno di notte. Beh, allora parteciperà al nostro party mega galattico. Palese. Ma voi pensate di uscire prima o poi a fare qualcosa? Sì, alle 3 di notte mi sa che usciamo, ma adesso ci stiamo rilassando, vero? E eccoci qua, che facciamo una bella cenetta, che cosa si mangia? Guardate che cuscus fantastico.
ho preparato la zia Evelyn. Pollo, patate, Giadina. Pollo. Che mangi tu? Il pollo e patate. Tu, Emma? Anche. Dentro stanno tutti mangiando, quindi vado adesso a mangiare una cosa laggiù. Venite con me. Shh. Allora, vediamo. Buono. Cos'è stato? Veniva dalla casetta questo rumore. Vabbè, no. Ma non vado dentro. E guardate che eleganza le ragazze. Che Riccardo, allora. Ma che elegantezza anch'io, eh? Signori. Che elegantezza proprio. Signori, ma che elegantezza. Lola, tu che cosa ci vuoi dire? Ci vuoi puoi dire qualcosa alla telecamera? Anche tu partecipi al party? Dai, mettiamo nelle ciotoline, bravi, finalmente lavorate, eh. Dai ragazze, forza! Ma siete sicure che regge questa altalena? Perché mi sembra un po' pericolante. Io fossi voi mi fermerei un attimo. Ma cos'è stato? Che spavento! Comunque è un po' spaventoso stare qua di notte, eh? È vero. Saranno tutti gli insetti giganti che ci sono. Allora ragazzi, ma è un party o che cosa? Dai che si balla! Cosa? Cos'è? Un rumore? Oh. Che cos'è? No, l'ho sentito anch'io. Vai che di mezzanotte. Che bello, Emma. Maria, ti dove è finito? Vai che di mezzanotte. Aspettatemi, sì, le luci. Pronti, partenza. Via. Aiuto. No, il telefono in tasca. Io ragazzi non è che voglio spaventarvi, ma continuo a sentire dei rumori strani. Anch'io. È bello. Io direi che la piscina la salto e ci vediamo dopo. E ciao, vado dentro un attimo. Ok amicetti, il nostro party sta andando alla grandissima. Infatti ci stiamo divertendo un mondo, ma... Che cosa... Guarda nella telecamera. Cos'è quella lì? Via, ragazzi! Andiamo! Via, in casa, dai! Andiamo! Ma che cos'era? Non lo so! Dai, corri, Ricky! Apri! Chi ha le chiavi? Io non ho la borsa! Chi ha le chiavi? Chi ha le chiavi? Siamo sicuri di aver Nadia, visto? Nadia, ce l'avevi tu! No, le ha toccate Giada! Giada, dove hai messo le chiavi? Non è vero, sei stato te! Io non le ho toccate, già non si manco sono venuto di sopra. Ma te allora? Ma gliele avevo date alla Nadia! No, chi ce le ha? Tirate fuori queste chiavi, non è divertente, eh? Allora, l'avete visto? Siamo calmi. La porta è chiusa. E non sappiamo dove diavolo sono le chiavi. Voi vedete ancora qualcosa? Io no. Ok. Ma non vedo niente. Io non vi faccio scendere. Ok, voi. Okay. Oddio, forse. Oddio, vedo quello bianco. Basti. Zitti. Se urlate viene qui. Urlate viene qui. Non lo vedo più. Ragazzi. Mi sa che sei andato. Cosa facciamo? Allora, organizziamoci un secondo. Allora, io direi di mandare Giada giù a controllare se la porta è aperta. Ma sei impazzito! Sì, no, crea la più silenziosa. Andrà Riccardo, secondo me. Allora, andiamo io e Riccardo più grandi, ok? Voi ragazze. Ma io ho paura di stare da sola. Sì. E se il mostro vi vuole mangiare, scappate. Tranquilla, ok, amore? Allora, inquadro da questo lato. Andiamo in avanti scoperta. Voi vedete qualcosa? Aspetta! Basta! Non lo so. Hai sentito il rumore? Non lo so. Ok, controlliamo bene. Ma non sembra esserci nessuno. Andiamo. Piano! Oddio, quello è uno scarafaggio, vai avanti tu! Buono! Ma vieni, parte! Non c'è il mostro! Cosa? L'hai sentito? Non lo so. Nonni! Qua è chiusa! No, amicetti! Dalla finestra! Non lo so! Nonno! Vediamo se si apre! Se riusciamo ad aprire la zanzariera e entriamo! Ci sono
i ragni? Non lo so, il mostro. Vabbè, i ragni, non sappiamo cos'è peggio. Torniamo su, dai, dai, le ragazze. Sì, dai, andiamo. Le ragazze non ci sono più. No. Oddio, forse sono entrate. Non si può. Ragazze! Ma spariscono sempre quelle due. Amicetti, no. Se sapete dove sono, scrivetecelo, sì, aiuto. Se le vedete in giro, vi prego. Aiuto. Oddio, dove saranno andate? Dobbiamo andarle a cercare in giardino. Ok. Ok. Andiamo a cercarle. Ma dove sono finite? Perché si sono mosse di qua? Gli avevamo detto di stare qua. Oddio, dai, andiamo. Ok. Giada, capiranno che siamo scappate perché avevamo paura di stare di sopra. Sì. Guardiamoci un attimo in giro. Giada, ma cosa c'è lì? Cos'è? Giada, è una gigante! Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa? Un raglio? Dove? Dove il ragno? Dove? Che si è trasformato? No, cioè, voi avete urlato per il ragno? Cioè, un ragno, ragazze, dai! Ma è un gigante così? Era enorme. Vabbè, allora di là non andiamo. Vabbè, andiamo a toccare lì nel prato se troviamo ste belle chiavi. Ci mettiamo qui. Io ho paura, troppa paura. Voi guardatevi sempre intorno. Giada, tu stai sempre vicina a qualcuno, ok, amore? Non vedo mostri adesso. Allora, io intanto riprendo i ragazzi. Sì, sì, è normale, Sì, penso che sia normale, sì. Okay. Giada, guarda sotto il sdraio. Ricky, tu guarda dentro. Trovata! Okay, è il momento di andare. Ragazzi! Mostro! Aspettatemi! Dai, volevo andarmene prima a dormire, okay, io non so se riuscirò a dormire. Tutta colpa vostra, come al solito. Io non ho più il fatto, mi sono presa una paura pazzesca. Voi ragazzi come state? Giada? Dai, allora, più o meno saranno le 3 di notte. Anche le 4. Meno male che almeno il nostro party è andato benissimo, che dite? Sì. Avevamo anche promesso il numero di cellulare di Emma, che tra poco vi daremo. Giusto per strappare un sorriso, no? Ok, allora, ecco, allora, il numero di Emma è 333-61. Ho voglia di fare un pigiama party. Convinco la mamma a invitare la mia migliore amica, così almeno facciamo un pigiama party e dormo da presto. Mamma! Dimmi, amore! Sono un mio amico pigiama party. Che pigiama party? Pigiama party, vuoi dire? Cioè, tu vuoi fare un pigiama party? Sì. No, dai, veramente, stasera è sabato, dai. Veramente, un pigiama party di sabato. Ma chi invita all'ultimo secondo stasera? Dai, amore, ma come faccio a organizzarlo così in pochissimo tempo anche te? Prego, ti prego. Oh, amicetti! Niente, faremo questo pigiama party a questo punto. Oh, Giada, io ci provo, non ti prometto niente perché è possibile che magari tutte le tue amiche siano impegnate, ok? Va bene. Io l'impegno ce lo metto, adesso faccio un bel giro di chiamate e vediamo. Bene, amicetti, cerchiamo di accontentare Giada e di organizzare questo fantastico pigiama party. Adesso farò un giro di telefonate, anche perché all'ultimo secondo così, ma chi lo sa chi troviamo. Allora, intanto proviamo con la sua migliore amica. Sì, ciao Martina. Ascolta, ti volevo chiedere, per caso avete degli impegni questa sera? Perché Giada voleva... Sì, un pigiama party. No, siete già impegnati. Ok. No, niente, sarà per la prossima. No, ma figurati, ok? Ciao. Ma che niente. Vabbè, la sua migliore amica è andata. Vabbè, chiamiamo un pochino dei suoi compagni, vediamo chi può, chi non può. Amicetti, adesso cosa gli dico a Giada? Che non ho trovato nessuno. Oddio, avvertire le persone all'ultimo secondo per fare il pigiama party. Ovvio che poi non trovo nessuno. Che faccio adesso? Cosa mi invento?
Oddio ragazzi, mi è venuta in mente una cosa. Questa sera il pigiama party ci sarà. E so anche cosa fare. A dopo, ciao. Uffi, quando arriva? È Giada. Ciao, piacere, io sono Giada, tu come ti chiami? Ciao, io sono Gisella, la bambina Pomonella. Mi hanno invitato a un pigiama party con te, con Giada, giusto? Sì. Ok, dov'è il pigiama party? È là, là fuori. Là fuori? Che bello! Dobbiamo andare fuori, andare fuori! Allora, lui è il mio amico unicorno. Anch'io ce l'ho. Piacere, unicorno! E una, c'è una cosa per te qua dentro. Hai un regalo? Anch'io ho portato un regalo per te! Amiche del cuore! Giada, ma è una location, è bellissimo! Cioè, è una tenda meravigliosa! Ma noi dormiamo qua, quindi? Sì. E queste cose sono tutte, le schifezze sono tutte nostre? Sì. Ma sono mie e tue? Sì. Hai invitato qualcun altro? Ma no. Wow! Allora le mangiamo. Comunque, te l'ho già detto come mi chiamo? Sì. Gisella, la bambina molto bella. No, Monella. Com'è Monella? È Monella. Ah, io mi ricordavo molto bella. No, Monella. Ah, vabbè, comunque non sono tanto Monella, cioè io non faccio niente di... Non faccio mai gli scatti e neanche dispetti a nessuno. Allora, io comunque qua ho un regalino bellissimo per te, dopo te lo faccio vedere. Io non so. Adesso mangiamo, mangiamo, che chi se ne frega il resto. Dopo facciamo un sacco di cose, Ma stanno facendo un pigiama party, ci sono un sacco di schifezze. Provo ad andare a farmi dare qualcosa in qualche modo, non so come andiamo. Una cosa più buona. Ma quante schifezze che ci sono qua, posso partecipare? No, no, questo è il pigiama party, solo femmine. Che senso solo femmine, scusa? Hai invitato questo qui? Ma io vivo qua, è suo fratello. Mi riconosce? È mio fratello. Sono suo fratello, posso stare, posso mangiare, è la mia roba. Tuo fratello il Monello? Ma che Monello? Sono bravissimo. Come Gisella un po' Monella. No, sei bella, sei bella. Beh, comunque è solo per le femmine questo pigiama party, glielo puoi dire? Diglielo tu. Ma Giada, ma veramente? Non cadere. Vabbè. Non cadere, stai attenta a non cadere. Guarda che... Cioè, me ne vado, però... Tienitelo. Grazie, vai, no, me ne vado. Puoi partecipare. Va bene. Bussa via. Va bene, però siete cattive. Noi cattive? Ma quando? Tu ti chiami Bella, io mi chiamo Bella, lui si chiama Brutto. Ah, ok. Gisella è molto bella. E Giada? Giada è molto bella. Adesso ti voglio far vedere che regalo ti ho fatto. Sì! Ok. Dai, allora facciamo prima il tuo, poi il tuo, il mio. Il mio. Tu fai prima tu. Allora, te. Bellini. No! Sì. Bellissimi! Ma mi staranno coi codini? Allora, guarda. Oh, ma sono bellissimi. Giada, me lo regali per me? Un regalo per me? Sì. Che bello. Allora io ti do un altro regalo. Guarda, sei pronta per il regalo fantasticissimo che sto per farti? Ti ho portato l'album di Ninna e Matti. Te l'ho portato anche autografato, Tu pensi che sia l'unico regalo che ti ho fatto, ma in realtà ti ho portato anche 100.000 figurine! Ne apriamo qualcuno? Apriamo i pacchetti di Ninna e Matti? Guarda, guarda, amicetti! Guardate che belle le figurine di Ninna e Matti! Ho trovato Piadina! No, è Willy quello. Questo è Willy? Sì. Dai, è Piadina! No, è Willy. Secondo te chi è? Ho trovato Matti! E poi ho trovato... Oh! Guarda, è lei che sogna il cornetto d'oro. Sì, ma l'ho già visto. Non è il cornetto d'oro, purtroppo. Niente merenda. Io ne apro anche un altro. Allora, tu che cosa hai trovato? Fallo vedere a tutti gli amicetti. Allora, io ho trovato questa. Ma chi sono? Daniel Robby. Daniel Robby, guardate che carini. Poi, ho visto... Io li guardo sempre i video di Daniel Robby. Anch'io. Io di più. Vabbè. No, di più io. Oh, io ho trovato, guarda, Chiara. Figlia Chiara. Anche figlia Chiara io la guardo sempre. Te ti piace figlia Chiara? È il 4. No, guardate Ninna e Matti come erano piccoli.
piccolini. Vediamo. Vabbè, comunque ti è piaciuto il mio regalo? Sì. L'album di Ninna e Matti? Io li ho perché solo uno. Io ho già finito 3 album. Ma non ho trovato il cornetto d'oro. Tu l'hai trovato il cornetto d'oro? Tanto non l'avevo neanche l'album. Infatti, io avevo già 56.000 figurine e 3 album. Guardate quante, dai. Allora, adesso però, che ne dici di andare a pucciarci i piedi? Sì, dai. No! Cioè, gemelle di ciabatte! Abbiamo le ciabatte uguali! Ugualissime! Vabbè, io intanto mangio. E poi andiamo a pucciare i piedi, andiamo a salterare e facciamo tutte le altre cose, hai capito? Sì. Va bene. Sai che ti devo fare vedere un'altra cosa? Magari vuoi. Bello! Adesso o dopo? Facciamo dopo. Ma adesso okay. Io voglio mangiare, mi voglio mangiare tutte queste patatine. Ciao ragazzi! Ciao! Io sono la cugina di Giada. Ma mi avevi detto che non avevi invitato nessun altro. Mi chiamo Elisabetta, la bambina ancora più bella. Fare le rime, Elisabetta. E vabbè, stessa cosa. E comunque quante buone cose che ci sono qua, posso? Beh, sì, pigiama a parte solo per le femmine, tu sei una femmina. Sì, allora posso stare. Cosa mi devi dire? Non ho invitato nessuno. Io neanche, a me mi hanno invitata, ne sapevo io. Ha annuncio tua mamma su Instagram. Ma che stai dicendo? Sì, l'ho visto prima. È tuo fratello? Hai un fratello? Zendo! No, scusami, no, ma... Ai, hai capelli! Ma cosa? Mi hanno scoperto! Oh, vai via! Ma le mie ciabatte! Ok, dai, giochiamo a qualcos'altro adesso. Ma io non lo so, ma questa gente che vuole venire... Oh, ma che bello, si dorme qua! Cosa hai dentro? Cosa c'ho qua dietro che mi fa male alla schiena? Questo! No! Anche tu sai cantare benissimo! È quello che ti voglio far vedere. Sai cantare benissimo come me? La la la! Forse non mica tanto, io so cantare molto meglio. Chiavo non fa palle, non sto più nella pelle. Ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Ma siamo due cantanti! Infatti! E vorrei andare a pucciare i piedi, ho caldissimo, fa caldissimissimo. Anche io. Dai, andiamo a pucciarci i piedi, senza microfono. Ok. Allora Giada, senti, io... Non lo so se ho coraggio, Mi tolgo le calze. Ragazzi, allora io non so tanto nuotare. Io so nuotare. Sei molto brava, io non lo so. Allora pucciamo questi benedetti piedi e vediamo che. Oh! Sei proprio sicura di voler pucciare? Allora ci riproviamo. Ok, io sto comoda così. No, dai. Beh, allora senti, però a parte che. Ok, basta, io mi sono bagnata abbastanza. Mia mamma mi ha detto: mi raccomando, non ti bagnare, non andare in giardino, non mangiare i dolci, non mangiare le schifezze. E hai fatto tutto così. Ho fatto tutto. Andiamo sul salterello, Dai, sali. Ma come sei agile? Io non sono così agile. Dai. Ho paura. Ho paura. Vuoi fare la gara di calcio? Ok. È stato bellissimo. Non faccio nessuna gara di salto, io se guardo, allora ti faccio vedere le mie acrobazie, vuoi vederle? Vediamo le tue acrobazie. Giada acrobazie. Oddio! L'ho rubato io e l'ho messo io. Guardami. Giada, ferma un attimo. Vieni qua. Hai sentito il rumore? Io ho sentito tipo un verso di un animale bruttissimo. Ancora? Torniamo dentro la nostra tenda, dai, via, via. Corri, corri, esci. Corri. Ah, no.
racconti una storiella? Non lo so, io ho un pochino di paura. Tu cosa dici? Cioè, vediamo. Oddio, io ho paura però. Anche io ho un po' paura, abbiamo sentito un brutto rumore. Io ho sentito dei bruttissimi rumori, ma tu nel giardino hai dei mostri? Ma no, mai visto. E dei lupi? Mai visto. E non lo so, degli orsi inferociti? Mai visto. Ok, allora mi sono tranquillizzata. Senti, ma tu che cosa ne pensi se adesso ti racconto una bella storia di paura? Sono pronta per la storia di paurissima. Tu hai un po' paura? Sì. C'era una volta... Faccio un po' paura così? No. Così? Sì, va bene. Va bene, va bene. C'era una volta... Tanto, 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 tanto... Tempo fa... Un lupo gigantesco che viveva nei boschi. In quei boschi... Hai sentito qualcosa? Sì. Giada, sei stata tu? No. Me lo giuri? Ce l'ho fatta, le ho fatte spaventare, le ho fatte morire di paura. Loro sono andate dentro, sono scappate. Adesso io mi posso mangiare tutte le schifezze. Che babbione. Così in panna. Oddio, Giada, ce l'abbiamo fatta! E finalmente, pigiama party! Tutto nostro, evviva! Oh. Allora, ciao Ricetti, è solo le 3 di notte, adesso andiamo a svegliare Giada, che voglio proporle una cosa pazzesca. Andiamo, andiamo. Oddio! Speriamo che non sia svegliato nessuno. Giada, ascoltami. Sono le 3 di notte. Ascoltami. Okay. Mi è venuta un'idea pazza. Cosa? Andiamo di là, in camera di mamma e papà. Rubiamo il portafoglio con la carta di credito a papà e partiamo per il mare. Usiamo i suoi soldi per pagarci il biglietto dell'aereo. Sì, ok. Stai piano, sono le 3, non li dobbiamo svegliare. Andiamo pian piano a prendere il portafoglio sul comodino. Banconote, già che ci siamo. Sì, dai, prendile tutte. Allora, prendiamo la carta di credito. 1000 euro. Prendiamo le 300 che dovrebbero bastarci. 300. Abbiamo preso 300 euro e la carta di credito. Andiamo. Ricky, io mi devo vestire. Sì, veloce, veloce che dobbiamo partire. Ma l'ha fatto la valigia. Perché anch'io la vado a prendere e tu intanto vestiti. Okay, okay. Ricky, sono pronta con la valigia. Anch'io! Paracadute sulle spalle e let's go! Pazzito! È pazzo! Andiamo, Vicetti! Hai fatto? Ok, sì, i biglietti li abbiamo fatti. Andiamo! Ho chiamato anche un taxi, così adesso sì. Andiamo in macchina. Certo, perché lui non è che guida, solo 17 anni. Guido, so guidare comunque, però non voglio rubargli la macchina. Dai, veloce, prendi, si sveglia, aspetta. Spegniamo tutto qua. Il cancellino, cavolo, è chiuso. Facciamo così. È aperto. Ma la via è aperta, dimmelo, no? Chi è? Muoviti. Allora, arriva il taxi. Ecco, il taxi è là perché gli ho detto di fermarsi in fondo alla via, così, così la mamma non lo sente. Ok, è mattina. Ma i ragazzi non si sono ancora svegliati. Cioè che li vado a svegliare io. Sono alle 10 saranno. Vabbè, dai. E andiamo a vedere i ragazzi. Ricky?
sei? Ricky? Ricky, dove siete? Giada? Ma dove sono finiti? Il pigiama di Giada? Andiamo giù a vedere. Allora, oddio, scendiamo. Giada! Ricky, dove siete? Dove sono? In cucina? Non li vedo. Siete in bagno? Ragazzi, dove siete? Oddio, perché c'è il computer aperto? Cos'è successo qua al computer? Oh mamma, oh no, oh no! Ma stanno scherzando! Hanno usato, Dai, hanno usato la tua carta di credito! Ragazzi, guardate! Questa è l'isola di Gran Canaria! I ragazzi hanno comprato dei biglietti aerei per volare a Gran Canaria! Io sto acquistando i biglietti, ma mi hanno rubato la carta di credito, anche dei soldi! Ho visto! Adesso prendi sti biglietti che andiamo! Amicetti! Allora, la situazione è questa. Quei due sono scappati di casa, hanno rubato i soldi, la carta di credito e tutto per andare a prendere un volo aereo. Chiamiamo la compagnia aerea! Aspetta, dove è il telefono? Chiamiamo la compagnia aerea! Magari sono ancora lì! Che idiota, non ci ho pensato prima. Dai, Ryan. Ok, l'ho trovata. Mamma mia, speriamo, ragazzi. Sì, pronto. Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione. Il volo per Gran Canaria delle... Che orario era? Sono partiti alle... 9.50. Alle 9.50 di questa mattina, è già... È partito, ok. Ma senta, due minorenni sono saliti a bordo e non so neanche come hanno fatto a salire e vorrei capirlo da voi perché far partire due minorenni. Questo è tutto. Sì, no, allora si chiamano Giada Marino e Riccardo Marino. Per favore mi dica che sono rimasti a terra. Ecco, no, sono partiti. Perfetto. Sono partiti, bene. No, mi risentirete. Certo, fate partire i minorenni così. Non mi interessa che avevano la delega, non si chiamano i genitori? Vabbè, non importa, vabbè. Niente, ok. La delega, si sono fatti pure la delega! Ma non lo so qua. Dai, ho preso i biglietti, dai. Andiamo, muoviti! Dai, io che ho la valigia! Madonna, che agitazione, dai Dario! Muoviamoci, andiamo in sto aeroporto! Stiamo andando velocissimi, stiamo arrivando, dai che ce la facciamo! Ma dove saranno finiti? Dai Giada, adesso vado a fare i controlli e poi saliamo sull'aereo, guarda c'è il nostro volo scritto per quella su quello schermo. Eccolo! È là, sì. Dai, andiamo subito a scegliere da mangiare che dobbiamo fare in fretta, che parte l'aereo poi. Tanto siamo pieni di soldi perché li abbiamo rubati a papà, pure abbiamo la carta. Vero, abbiamo un sacco di soldi, possiamo mangiarci tutto quello che vogliamo. Amici, sarà una vacanza da sogno, come sarà il nostro hotel? Ma secondo me è bellissimo perché io ne ho prenotato una 5 stelle, 5. Giada, muoviti che ci stanno chiamando. Dobbiamo andare. Corri. Sta partendo l'aereo. Dai, che fra poco saremo sull'aereo. Dai, dammelo. Mio. Guardate, ragazzi, quale preferito fra questi aerei? Questo. A me piace quello là. Io voglio quello là che è blu. Voi quale preferite? Le femmine mi sa che preferiranno quello. Siamo dentro, ragazzi, finalmente! Sì. Oh, finalmente! Ci siamo seduti, siamo stati un sacco in piedi, adesso siamo seduti, belli al fresco, e fra poco partiamo. Madonna, ci ammazzeranno papà e la mamma, abbiamo speso un sacco di soldi! Sì, ma non ci hanno scoperti qui! No,
No, no, non ci hanno ancora scoperto. Fortunatamente il telefono l'ho spento, quindi siamo a posto. Mi sa che stiamo per decollare, già da paura. Io anche ho paura. Stiamo partendo, senti l'accelerazione. Oddio. Dario, forza, muoviamoci. Ok, amici, siamo sul volo. Parlo a bassa voce in modo che non ci senta nessuno. Siamo io e papà Dario e appena arrivati là cercheremo subito l'hotel di Giada e Riccardo. Questa volta l'hanno combinata grossa, la punizione sarà gravissima. Forza, andiamo, muoviamoci. Muoviti, Dio, chissà dove saranno, ragazzi. Andiamo subito li uccido, a vedere questa l'albergo. Volta li uccidiamo. Andiamo questa subito volta, a vedere l'albergo. Sì, 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 dai, corriamo, corriamo. Ragazzi, siamo sul taxi. Sì, adesso ti porta in hotel. Solo che fa un po' freddino in Spagna, in realtà. Noi siamo già andati a Fuerteventura, quindi... Allora, qua alle Canarie non fa caldissimo, ma meglio, si sta bene. Ok, ragazzi, abbiamo preso la macchina. Adesso impostiamo il navigatore per andare all'hotel a cercarli. Intanto guardiamo fuori dal finestrino sperando di trovarli. Questa volta Riccardo mi la... guarda, non parlo, questa volta l'ha combinata veramente grossa. Oh, attenta. Oh, ma che bella casa. Infatti, c'è anche la cucina. Accendiamo tutte le luci. Venite ragazzi, attenta. Wow. Venite a vedere che bella. In vacanza da soli. Che bello. Sì. Ricky, dai che dobbiamo andare a cena. Cos'è? Sono un po' stanco. Allora amicetti, siamo arrivati, adesso andiamo in reception e vediamo se troviamo i ragazzi. Io vado dentro, aspettami qui Dario. Ok, Dario, li abbiamo trovati, dobbiamo andare, dai, andiamo a cercarli subito. Prendi le valigie e andiamo, dai. Andiamo. A 10. Oh, finalmente l'abbiamo trovata. Si è aperta. Ok. Giada, Ricky, ci siete? Dario? Qui non c'è nessuno. Le camere sono vuote. Questo è il bagno. Giada, Ricky? No, ok. Cos'è questo? Oddio, che cos'è? È la piantina. Faro. No, Dario! Sono andati a fare il giro dell'isola! Ok, dobbiamo andare. Senti, le valigie le lasciamo qua, che tanto abbiamo pagato la stanza. L'hanno pagata la stanza. L'hai pagata. Dai, andiamo. Fa niente, chi l'ha pagata? Che cos'era? È tornato
Sì, l'ho sentito anch'io. Andiamo, oh, sveglia, mamma. Mamma, sei sentito anche tu quel rumore? E io mi sono spaventata a morte. Ragazzi, sì che l'ho sentito. Ok, dai, dobbiamo andare giù a vedere che cosa è successo. Dai, andiamo. Ok, ragazzi, andiamo. Stai vicino a me, amore. Abbiamo sentito un rumore tremendo. Non urlate, ragazzi. Shh, mi raccomando, adesso usciamo dalla stanza e andiamo a vedere che cosa è successo. Ok, ok. Anche se io ho un po' paura, ragazzi. Anch'io. Oh, mi raccomando, state dietro di me. Ok, ok, ok. Dobbiamo andare giù, ragazzi. Ho un po' paura. Siete sicuri di voler venire? Volete aspettare qua? Oddio, oddio, aspettate, aspettate. Cosa? Giù, 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 giù. C'è qualcuno? Ci sono le luci accese. Chi è? Oddio, ho paura. Ok, la luce accesa, non vedo nessuno. Sembra libero. Ma andiamo giù. C'è la luce accesa. Sì. C'è sicuramente qualcuno, no, nella vasca. No, mamma vai tu, io non ci vengo giù. Oddio, c'è qualcosa che si muove laggiù. C'è sicuramente qualcosa. Oddio. No, ragazzi, state qua. Ok, allora. Andiamo, ragazzi. Giada. Ragazze! Qualcuno ha aperto la porta! Com'è, qualcuno ha aperto? Oddio, sì, è vero, è aperta! Giuro, la porta è aperta, ma anche la finestra! Ragazze, se questo è uno scherzo non è divertente, io me ne torno a dormire! Allora, state dietro di me, ragazzi, adesso andiamo in cucina a prendere qualche cosa. No, forza. No, perché sono sceso? Cosa possiamo prendere in cucina per difenderci? Io prendo l'aspirapolvere, non so cosa posso dire. Allora... sei un fantasma, lo aspiro. Dai, smettila, Ricky, prendi questo. Cosa te ne fai dell'aspirapolvere? Non ce l'ho, non lo so, ho paura. Dai, metti via. Ok, piano. Grazie. Piano. Cosa? Cos'è questo odore strano? Mi manca un po' il respiro. Cosa sta succedendo? Cosa? Allora no, calmi. Forse è lì! Cosa? 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 È lì! Andiamo! Picchiamo! Questo sapore che ho in gola, ma dove sono? Ma dove siamo? Ma perché sono in macchina? I ragazzi! Oddio! Giada! 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 Ma dove... Ricky! Dove siamo? Sveglia tuo fratello, Ricky! Ricky! No, la colazione! Come state? Ma dove siamo? Come state? Siamo? Non lo so, ci siamo risvegliati poi in macchina! Chi è che mi ha vestito così? Anche a me. Anch'io sono vestita, ragazzi, no. Non so niente. Cosa? Questa è la nostra macchina, ok. Cosa si sa? Non lo so. Allora, io direi che adesso accendiamo la macchina. Ok. E partiamo. E cerchiamo di tornare a casa. Allora, intanto qui chiudiamoci dentro. Ok, meglio. Ok. Oddio. Cosa? Chiave non rilevata. Oh no. Non abbiamo la chiave. Giada, tu dove l'avevi messa? Okay, guarda... Ma no, sei stata te! Ma no, ma che messa? Ragazzi, noi non eravamo in macchina. Giusto. Qualcuno ci ha messo qui in macchina. E chi? Ma che come ne siamo so? Arrivati fino a qua? Ma... Allora, guardate dappertutto. Guardiamo qua dentro. Okay. Allora. No. Io non ce l'ho. Non c'è niente, ragazzi. No, apre. Appunto, io scendo. Ragazzi, appena scendo, schiacciate questo pulsante e vi chiudete dentro. Mi raccomando, eh. Ok, vai già da appena. Non adesso. Appena qua. Scendo! Quando chiude la portiera. Oh, sei santo rimbambita. Cielo! È chiuso? Sì, schiaccia. Oh, come si apre qua? È così? Così? Eccoti, cos'è successo? Okay. Chiudi. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Laggiù c'era qualcosa che si muoveva. Oddio no, perché sono qua? Tipo una veste bianca. Oh no, come la stessa che abbiamo visto a casa. Oh no. Okay. Qui
c'è un ascensore. Se ci sbrighiamo, lo chiamiamo, saliamo e magari siamo salvi, ok? Ok. Cerchiamo la salvezza. Speriamo, non sappiamo dove va. Ok. Ragazzi, statemi vicini, non vi allontanate. Prendiamo questo. Ok, che almeno ci. Se lo usiamo come arma, sì, in caso. Esatto. Okay. Lo chiudiamo e diventa l'unica arma che abbiamo, ragazzi. Mi raccomando, andiamo a vedere, dai, andiamo, come... Non ci posso credere. Andiamo.
Giada. Apri, 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 apri. Dai, su, Giada, che mi fa dire, devi salire. Saliamo, saliamo. Dai, muoviti, sali. Sono a casa. Mamma! Mamma! Ci sei? Mamma! Mamma! Mamma, ragazzi! Abbiamo fatto un sogno terribile! Terribile! Oddio! Anche io ho fatto un sogno! Io ho sognato che andavamo giù, che c'era la porta aperta e faceva rumore. C'era qualcosa! E poi eravamo in macchina. Un rumore! E poi c'era l'ascensore che non si apriva. La macchina, l'ascensore, anch'io ho sognato questo! Anch'io! Sì, sì. Ragazzi, ma che cosa è successo? Abbiamo fatto tutti e tre lo stesso sogno? Mi sa di sì. Sì. Per fortuna era soltanto un sogno. Aspettate. Cosa? No, no, non ci posso credere. Le chiavi? Chiavi della macchina? Cos'è questo? Spero vi siate divertiti. Alla prossima. Mr. White. Oh. Mr. White? Yeah. Spero vi siate divertiti alla prossima Mr. White. Chi è?